Quando il sole sale su, alto in cima al cielo blu, l'orologio fa cucù. Salve a tutti e bentornati, quest'oggi mi trovo al Cinema Massimo per la festa della Pippa, ricca di giochi, animazioni e gadget in onore del personaggio più celebre creato dal grande Tullio Altan. Armando e la Pippa. Quel giorno il sole si svegliò molto presto, ma non si alzò subito. Il personaggio della Pippa è nato come un gioco. Io disegnavo per mia figlia che era piccolina, aveva 2 anni più o meno, e come fanno i bambini, mi chiedeva: disegnami questo, disegnami un sole, una nave. E alla fine, fra questi disegni, è venuta fuori anche questa cagnolina. Non c'era niente di programmato, è venuta proprio da sola. Buongiorno Fane, facciamo merenda? Possiamo chiacchierare un po' prima, sono sempre qua da solo. Di cosa chiacchieriamo? Ti racconto la mia vita? Va bene. Noi siamo Mauro Gariglio e Stefania Vincenzi, siamo gli animatori che hanno seguito la lavorazione di quest'ultima serie della Pimpa, della precedente e degli ultimi 4 special che sono stati fatti dal 2004. Dal punto di vista pratico, malgrado appaiano molto semplici, sono personaggi che vanno gestiti con molta attenzione proprio perché sono conosciutissimi, ma nella loro veste grafica, quindi su carta. Trasformarli in qualcosa che si muove è complicato e richiede molta attenzione, molto rispetto della linea, del tratto, addirittura delle macchie per quanto riguarda la Pimpa. In questa serie abbiamo curato molto il tratto, proprio perché lavorando in digitale tutti potevano avere lo stesso pennello, e quindi in ogni inquadratura si cerca sempre di mantenere lo spessore del tratto del fondo e quello del personaggio coerenti, cosa che sulla carta con i pennarelli è sempre stato difficile. Eccoci tornati sempre al Cinema Massimo, dove questa sera inizierà la 9ª edizione del Cinema Autismo, in particolare la prima rassegna italiana cinematografica dedicata all'autismo. La prima italiana, Jane Wants a Boyfriend, di William Sullivan. In aggiunta abbiamo anche intervistato Marco Mastino, organizzatore dell'evento insieme a Ginevra Tomei. Sì, io sono Marco Mastino e organizzo insieme a Ginevra Tomei la rassegna Cinema Autismo da 9 anni. Sono vicepresidente dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema e collaboro con l'Archivio della Resistenza. Cinema Autismo, come dice il nome, è una rassegna dedicata appunto all'autismo, è un gioco di parole molto semplice, ed è nata in realtà per puro interesse. Io ho studiato cinema all'università e mi interessa l'autismo per questioni personali, per cui con Ginevra Tomei abbiamo pensato: perché non proviamo a proiettare dei film sul tema e vedere come risponde il pubblico. Sì, Jane Wants a Boyfriend è il film che inaugura la rassegna del cinema autismo, e abbiamo scelto di proiettare questo film perché intanto parla di un protagonista e una ragazza nello spettro autistico, una cosa molto rara nel cinema, e soprattutto parla di rapporti. Uno stereotipo dell'autismo è che l'autismo non permetta di avere relazioni, rapporti o comunque contatti con altre persone. Questo film dimostra invece che c'è un desiderio forte di queste persone, ma c'è difficoltà nel trovare il modo con cui farlo.